difensore di un cartone che si chiama Inazuma Eleven. È un difensore 18enne. E quando l'ho fatto, come puoi fare una voce cicciottosa? Quindi parlavo tutte cante così. E poi c'è che è un personaggio che ho sempre paura, e quindi spesso fa: capitano, devo andare un attimo in bagno. E poi abbiamo una tecnica segreta che è il muro di roccia. No, che gormiti. Il gormito poi dopo. Cioè, in Azuma Eleven è il signor cartone per eccellenza. Ma non è il leone, infatti, hai visto che era. Dirò quindi una piccola frase e vediamo se indovinate di chi parla. Hai già indovinato? Dimmi che personaggio è? Non lo sai? No, non è Spider-Man. Aspetta, ho ancora parlato, fammi la frase. Non è Capitan America. Buongiorno, principessa Aurora. Oh yeah, Maleficent! 1-0 per la ragazza col cappello nero. Adesso dico, dimmi. Davvero? Bella! La voglio pure io! Perché posso sapere una bambola pure io, no? Una bella bambola! Adesso, un bambolino! Adesso dico un'altra frase. Allora, un altro personaggio. Ehi, Mario, mi vuoi aspettare? Sei scatenata! Lo sai tutte! Adesso dico un personaggio magari più per i maschietti. Non posso dire questo. Ehi, Tontison, dove vai? Bravo! Non è il leone, però l'hai capito pure. Poi un altro che abbiamo fatto. Allora, prima l'ho nominato, vediamo se vi ricordate il nome. Ehi ragazzi, montagna di roccia! L'ho detto prima, eh? Eleven, in Azuma Eleven è la serie, il personaggio come si chiama? Che Gormiti, così Gormiti. Jack Wallside, il difensore di prima. Jack Wallside si chiama Giacomo Muro Side, Giacomo Muro si chiama così, Side lato. Muro di lato, muro, Giacomo Muro di lato. Oppure un altro personaggio che abbiamo visto è questo. Ehi Nina, usciamo insieme? Vai, lei sta a tre, signori, scatenata. Te, è un'amica tua. Amichetta tua. Poi altri personaggi da... Ora dirò un altro personaggio. Oh, mi raccomando, è pronto? Pronto? Ci vediamo da Pops, ragazzi. Forza Serpents. Bravo, venire. Basta. Che hai detto? Vai, la sai? La ridico, la ridico. Ci vediamo da Pops, ragazzi. Forza Serpents. Eccolo, Jacket di Riverdale. Vedi, il cappellino. Sì, ma io non ho capito. Tu no, tu no. Mirko, puoi fare i gormiti per piacere? I gormiti? Sarei contento lui, però, i gormiti. Perché ogni tanto non li devo fare? Per grandi Riverdale è proprio... Tu l'hai visto? Per me, Fino! Fino! Tu l'hai visto? È grande! Tu sei grande, infatti. Ciao! Ciao grande! Andiamo! Io ho visto il film tutto del
Tutti i del mondo. Aspettate, aspettate, vado giù. Vai, recupera, porta un po' di gente. Allora adesso faccio un altro personaggio, vediamo se lo indovini pure questo. Ma chi è lo? Mi raccomando. Ero io. Ehi ragazzi, state attenti al Demo Gorgone. Scusa. Chi può dire cose del genere? Demo Gorgone. Vieni. Di cosa parliamo col Demo Gorgone? Robby. Vieni. Sara, siete qua. Mettiti qua, Robby. Il Demo Gorgone, dov'è che si parla di Demo Gorgone? Sai tutto, sai? La sai? Billy, bravo! Allora parlerò più piano. Chi è lui? Bambino e mezzo? Parlerò piano, così capisci tutto. Allora, Billy, ma non sei curiosi di sapere dove fa? No, non siete curiosi. Vabbè, meno male che c'è lui, meno male che c'è anche lui. Bravo. No, a Roma. Perché? È bella Roma. Sei mai stato a Roma? Io tante volte. Tante volte. Mi raccomando. Il dispositivo delle voci. No, sono io, è la mia voce. A seconda del personaggio che ho che vedo sullo schermo che devo doppiare, cerco di fare una voce adatta. La voce di Spider-Man la fa un altro ragazzo che fa la voce di Spider-Man. Tom Holland è l'attore. Invece il doppiatore si chiama Alex Polidori, è un mio amico che doppia Spider-Man. Cosa? Allora, ricominciamo dall'inizio? Ciao, no! Sono Mirko. No! Ciao, sono Mirko. No! Ma non ti interrompo a scuola. Non te lo chiede poi a scuola, tranquillo. E il doppiaggio dove lo facciamo? Lo facciamo in sale, che sono scure, sale molto scure, dove c'è un leggino, dove c'è un copione. E la cuffia e il microfono, brava. E appunto noi vediamo la scena in lingua originale, quindi in inglese, in giapponese, in spagnolo, a seconda della lingua che è. Io sono la voce d'inglese. Mi potevo comprare, non me l'hanno fornito, l'ho chiesto a Luca, ma non mi ha fornito il vestito da leone. Se me lo regali tu lo metto domani. Lo vuoi? Perché non lo vuoi fissare? Chiedi a mamma, a papà, me lo compri e poi domani me lo metto. Ce lo fanno presto, lo prestiamo, dai. Mio padre è ricchissimo. Vendi e senta. Mio padre è ricchissimo. Sai che mio padre ti piace il personaggio? Hai visto? Abbiamo fatto 3 film, anche pure il cartone abbiamo fatto, che sono piccoli episodi di Sandra. Sai che mio padre è quale cartone? The Sandance, no? È un telefilm. Film. Figlio, sì. Il principe Filippo. Domani? Dimmi. Ero io quello che voleva dare l'anello a quello. Lo so, a volte si fanno delle pazzie. Però era solo la mia voce, quindi. Tranquillo. Guarda, è ricchissimo, lui mi deve comprare il vestito, scusa. Allora,
volete vedere come funziona? Facciamo una cosa. Ma io non compro niente. Io sono fingiamo, facciamo che io sono un principe, io sono un principe, ok, arrivo a cavallo, vedete una dama, è lei, ok, e le devo dire qualcosa, lui fa la mia voce, non so cosa direi, però tu muovi la bocca. Non ti vedo, muovi la bocca. Ciao, gentil donzella. Come ti chiami? Serenella. Oh, Serenella, che bel nome. Wow. Hai visto? Poi, in genere noi sappiamo i momenti in cui dobbiamo parlare, perché vediamo l'attore sullo schermo e noi abbiamo un copione e parliamo mentre parla. Vorrei farci vedere un'altra cosa. Poiché io non parlo benissimo in inglese, ma lei sì. Lei dice qualcosa in inglese, ovviamente proprio. Lo farò in italiano. E lui lo dice in italiano. Dice una frase in inglese. Vediamo, dove vediamo? Ok. Se lei ora parlerà in un'altra lingua e io la faccio in italiano. E lui lo dice in italiano. Ma qua non c'è. Se c'è me la chiami. Non c'è. Io provo come guarda. Ande. Brava, brava. Io vado in terza tra poco. Però. Sì, grande. Sì, rifaccio la sigla, rifaccio da capo. Allora, dicelo. Ok, ciao. Ora. Ma devi una passata. No, perché senza voce. Pronto? Ok, ora ti fa la cosa, però devi dire sempre così, pronto? Ciao. Sempre che voce che hai? Lo vogliamo vedere però. Adesso ridillo, girati così ti vedono tutti. Vai Luigi, fatti vedere. Alzati in piedi. Tu non guardi il film, stai da questo lato. No, che cosa metti da questo lato? Se io sto. Allora non capisco niente. Ah! Dovresti creare. Loro parlano a mimici. Sei pronto? Questa devi dire. E lui la dice. Dove è Sara? Da qua. C'è qua. Guarda loro, guarda qua. Ciao, io mi chiamo Luigi. Fallo guardando loro. Guarda qua, guarda qua, 3, 2, 1. Mi chiamo Sofia e vengo da San Giorgio a Cremano. Wow. Caro, qui voleva provare. Vabbè, ma non ho la voce da ragazza. Vai, vai Ciro. Grazie.
grande. Guarda noi, Ciro. Guarda loro, eh. Guarda qua, Ciro. Ciao, mi chiamo Ciro e sono un cacciatore di lucertole. Bravo! Grande Ciro, grande cacciatore.